i volontari riconosce dall'ambulanza, non dall'ambulanza quello che c'è scritto su questo fatto, ma i vestiti al colore. Infatti se avete guardato in sanitario, in ambito sanitario va tanto al colore. Cioè arancioso volontari, giallo i professionisti. Infatti questo è un giallo per il medico, c'è anche la carta rifrangente, però serve per il medico, quindi i professionisti. Medico infermiere. Medico infermiere c'è differenza, che il medico può fare manovre più invasive dell'infermiere. Infermiere ha i compiti fini, il medico i ga oltre, fino a tutto il possibile si può fare. Avevo curiosità per le ambulanze, qualche domanda? Niente, ora vi spiego. Chiaramente qua abbiamo tutto quanto e di più che è necessario per stabilizzare, portare in pronto soccorso e riuscire a salvare la vita a una persona. Quindi abbiamo dall'ossigeno, abbiamo dal defibrillatore, vi sentite cosa è il defibrillatore? Non l'ho mai visto. Sì, questi qua. Questi semiautomatici. Eccoli qua. Semiautomatici perché? Perché? Prendi qua. Una. Due. Queste qua sono le piastre che si applica al paziente in arresto cardiocircolatorio, arresto cardiaco o mettere quello che vuoi. Praticamente dopo che si deve fare la rianimazione con le mani, arriva il personale sanitario o volontario o professionista, applica queste qua, applica le piastre, una qua, accende il defibrillatore, semiautomatico perché? Perché parla. Applicare gli elettrodi sul torace. Se dice di applicare questo. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Dalle piastre parte un connettore, si attacca qua. Una volta che questo l'è attaccato, adesso non posso mai attaccarlo perché sennò mi si brucia le piastre, questo qua costa 80 euro a pacchetto. Questo qua siamo sui 1.500, all'epoca costava 3.000, adesso va a passare a 1.500. E questo qua è un po' più professionale, non un po' più. Questo qua fa pressione, saturimetria. Saturimetria vuol dire ossigeno e battito. Ossigeno che è nel sangue e battito cardiaco. Pressione in automatico e defibrillatore. Elettrocardiogramma, ECG, elettrocardiogramma, ECG. Professionale, stampa tutto quanto i dati. Praticamente se vedi che c'è la cartina stampante, come quando deve fare le visite sportive, rileva i battiti del cuore. Questo qua che è dentro anche una schedina. Non so se è ancora dentro, paga il gas dentro, col mode, quando succede emergenza, quando succede ECG, quando succede qualsiasi evento, questo qua viene mandato via dati sul SUEM, quindi gli arriva su tutti i dati del paziente. Quando gli arriva e arriviamo col paziente, si sa tutto quello che è successo al paziente. Questo qua è come internet, praticamente fa trasmissione dati. Ricai piatto, al torace, dalla scossa, ripreso il paziente resta incosciente. Quindi dal paziente incosciente viene messo qua in baralla, viene portato dentro in ambulanza. Questa qua è comoda fino a un certo punto perché il paziente è incosciente e quindi non sente mai niente. È comoda fino a un certo punto perché c'è il cuscino e perché c'è il materassino sotto. Senti, grazie, vedi il materassino sotto. Però allo stesso tempo è rigida per fare il massaggio cardiaco in cima qua. Perché se comincio, adesso pago. Se comincio a farlo qua, vedo che l'ho cambiato tanti, mi ha come un letto, quindi è rigida, ma comodo allo stesso tempo. Dopo che c'è varie maniere di andare via con questa qua, quando che siamo in emergenza, dipende dal trauma della persona, se questo è incosciente e respira mai, e ora alzo qua, oppure butto in giù, oppure se lei che uno ha un svenimento, ha un calo di zuccheri, ti vuoi sbiancare in faccia. Vedi che sta poco bene, ma se che alza i piedi, no? Come che se qualcuno ne ha visto ora, quindi che alziamo i piedi. Se che alza i piedi, oppure che alza la testa. Mi fai il culo. Occhio. Va giù tutta. Oppure che c'è varie, oppure quando che c'è un po' di traumatizzato, quando che c'è un scontro, la persona che va addosso alla macchina si ribalta i motori e sospetta i traumi, si mette sui collari cervicali. Come prima che avevi visto tutto, ma tutto a colori l'ambito sanitario, colori perché, Dio che tutti quanti i colori, perché tutti i vari colori indicano i vari tagli del collo delle persone. Quindi cominciamo ad avere rosa, abbiamo neonatali, infantili, bambini, abbiamo vari, questo necklace senza collo, praticamente quello che c'è, il gorilla, ciao,
Vorremmo il blu che più o meno va bene per tutto il blu. Vorremmo un arancione che è grande, infatti se guardiamo a colori, perché nell'emergenza non così mi ha tempo, se no cominciai a guardare in inglese, tutto scritto in inglese. Infatti se devi fare università, infermieristico, adesso so l'inglese. Regula. Tolle. Cosa vuol dire tolle? Alto. Però no, persona, il collo alto. Quindi collo alto, necklace, senza collo. Tutto in inglese. Se vedi i colori, vedi anche qua, dove quando che vi ho messo su il flebo, che sei vari ago, con i vari colori. Che c'è, che c'è su siti, vieni, ma no... Niente, no, no, dai, ma... No, ma non mamma mia! Che sei vari colori. Anch'io il flebo. E c'è rosa, poi donne, e c'è finito il tempo. E c'è bianco, per gli anziani. E c'è blu, per i maschietti. E c'è l'arancione, per le persone grandi. E c'è i vari flebo e tutto quanto. Oh,